Ora introduciamo un concetto molto importante. Come potete vedere, alcuni degli strumenti hanno una freccina nel riquadro in basso a destra. Questa freccina serve a indicare che questo strumento ne racchiude altri. Oggi vediamo lo strumento selezione ellittica, praticamente identico allo strumento selezione rettangolare, con una sola differenza, che invece di tracciare delle selezioni rettangolari o quadrate, questa volta tracciamo delle selezioni ellittiche o rotonde. Questa è un'immagine scattata con una lente fisheye da 8 mm, vediamo che l'immagine per sua natura è rotonda e rimangono i bordi neri intorno. In questo caso quello che ci interessa fare è proprio tracciare una selezione rotonda. E per come è configurata questa immagine ci interessa far partire la selezione dal punto centrale. Per questo motivo teniamo premuto il tasto Alt Opzione e vedete che la selezione si allinea al centro. Dopodiché premiamo anche il tasto Shift e la selezione da ellittica diventa rotonda. Teniamo premuti i due pulsanti fino al momento in cui rilasciamo il mouse e abbiamo la nostra selezione rotonda perfettamente centrata. Di nuovo, cliccando esternamente alla selezione è possibile annullarla, cliccando internamente e trascinando è possibile portare in giro la nostra selezione, cliccando col tasto destro è possibile trasformare la selezione e quindi ridimensionarla mantenendo le proporzioni o anche distorcerla. Se questo video ti è servito, lascia un like o un commento e non dimenticare di iscriverti per sapere come funziona il resto degli strumenti.